Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, ben ritrovati. Ciao, Buonasera. Nicolò. Ci siamo pronti. Sono estasiato da questi upgrade della grafica che avete fatto tu, Arianna. Incredibile. Ormai questo lavoro continuo volto al miglioramento. Ci siamo tornati produttivi e felici perché finalmente è arrivato il momento del grande biathlon. Ci siamo, l'attesa è finita e abbiamo già assistito, insomma, a queste primissime gare. Quindi direi che subito farei entrare, insomma, uno dei protagonisti assoluti di questo primissimo weekend, ed è con noi, lo abbiamo anticipato, il valdostano Didier Bionaz. Ciao Dido. Ciao. Ciao Dido, Ciao, ciao a buonasera. tutti. Ciao. Ciao. Allora, innanzitutto come stai? Stai già provando a recuperare da questi primi giorni di fatiche? Sì, no, dai, oggi giornata abbastanza tranquilla, una sciata la mattina per smaltire un po' i 20 chilometri di ieri e poi un po' di riposo il pomeriggio per recuperare, perché alla fine solo due gare questo weekend, ma belle impegnative. Abbiamo rotto il ghiaccio con questa stagione, anche se si era visto già il tuo livello nelle prime gare di Shujuan che avete fatto di rifinitura preparazione. C'è stato un lavoro diverso, però ci raccontavi anche al tiro, ma anche fisicamente. Vuoi un po' dirci su cosa hai lavorato? Ma allora, abbiamo cercato, più o meno abbiamo tenuto la stessa linea rispetto agli scorsi anni a livello atletico. Abbiamo però aumentato il volume in maniera, secondo me, anche abbastanza importante, nel senso che comunque facevamo già molto gli scorsi anni, però quest'anno abbiamo voluto fare ancora un po' di più, concentrandoci magari di più sui lenti. E per creare una giusta base aerobica anche per il futuro, ecco. E secondo me questa cosa sta pagando. E mentre al tiro, a fine della scorsa stagione, abbiamo deciso io e Fabio di praticamente smontare tutto il mio tiro da in piedi e ripartire da zero con una nuova posizione. E ammetto che non è stato per niente facile all'inizio perché facevo un po' fatica a mettermi sempre nella posizione corretta. Però sono convinto che questa linea di lavoro, andando avanti, continuerà a portarmi dei benefici perché anche in allenamento sono migliorato molto. E chiaramente non è sempre facile mettere insieme tutti i pezzi in gara, però ci stiamo lavorando, ecco. Sì, senza dubbio ti sei presentato a questa stagione. Per chi non ti ha seguito magari quest'estate e che insomma ha cominciato a ricevere qualche notizia con le gare di Shuichuan, ti sei presentato come forse addirittura il biatleta più in forma insieme a Lisa. Sicuramente tra gli uomini sei quello che ha più rubato l'occhio ancora nei test prestagionali. E niente, quindi sicuramente insomma al di là di questo punto, dal punto di vista appunto del tiro in piedi, anche volevo sapere dal punto di vista della condizione, ti senti in una condizione già buona oppure c'è comunque diciamo un margine di miglioramento che chiaramente insomma ci si può aspettare da qui magari agli appuntamenti più importanti della stagione? Questa è una bella domanda, nel senso che al raduno di Shushuen stavo molto bene e già avevo delle belle sensazioni. A inizio stagione, negli ultimi 2 anni, non avevo mai avuto belle sensazioni così. E quindi non avevo idea di come mi sarei presentato al via di questa settimana, perché in una settimana spesso molte cose cambiano. E invece poi sono arrivato qui e sabato, quando facevo il riscaldamento, ho capito che le gambe giravano molto molto bene, meglio di quello che mi aspettavo. E anche ieri alla fine avevo forse un pochettino sulle gambe la gara di sabato, nel senso che nei pezzi più duri di salita lunga dovevo tenere duro perché avevo un po' di mal di gambe, ma comunque era una condizione molto, molto, molto buona e onestamente non so
posso, cioè, se ci sono ancora margini di miglioramento in più, però io mi auguro di sì, ecco, adesso vedremo. Diciamo che se riusciamo a mantenere questa condizione per il resto della stagione, farei firma adesso anche col sangue. Certo. Quindi mi collego insomma a questo e ti chiedo, abbiamo visto soprattutto ieri una gara di gruppo degli uomini in particolare, veramente eccezionale. Hai fatto segnare il sesto tempo su di sci, poco dietro di te abbiamo avuto i tempi di Luki e di Tommy, che insomma ha recentemente anche detto che ha bisogno di qualche gara per trovare la forma. Quindi quello che mi viene da dire è, sicuramente la squadra italiana è anche stata supportata molto probabilmente da dei materiali più che dignitosi. Insomma, come vi siete trovati sulla neve e insomma avete riscontrato anche voi questa sensazione che abbiamo avuto noi guardando insomma le gare da fuori? No, chiaramente, cioè, se vuoi fare dei bei tempi, ovviamente devi anche avere a disposizione degli ottimi materiali e noi in questi 2 giorni abbiamo sempre avuto materiali molto buoni. Io ero molto molto contento del materiale che ho avuto sotto i piedi e infatti bisogna fare un grande complimento ai nostri ski man che quando sono arrivati qua a Östersund hanno lavorato tantissimo anche per capire un po', perché con questa nuova situazione si parte un po' tutto da zero, non ci sono più le esperienze del passato e quindi è un lavoro ancora più del solito, bisogna lavorare, cercare di capire, provare nuove cose e sicuramente un enorme applauso va anche a loro se in questi giorni abbiamo potuto fare delle belle gare. Certo, hai aperto tu il discorso, diciamo, legato al divieto di utilizzo del fluoro. Non nascondo, che parlando che forse un po' a nome di tutti, c'erano state parecchie preoccupazioni, insomma, anche viste poi le dichiarazioni, del gruppo norvegese femminile in merito a quanto era successo in quelle gare. Effettivamente, però, in queste prime prove, insomma, di Östersund, questo terrore che c'era che le gare potessero essere influenzate in maniera troppo impattante è già un po' sfumato. Voi, come gruppo, diciamo, di biatleti in generale, avete avuto anche voi questa sensazione? Oppure, diciamo, c'è ancora quel punto interrogativo, sopra le vostre teste? È una domanda difficile a cui rispondere, nel senso, io non sono uno che si preoccupa troppo dei materiali, nel senso, sono uno che pensa più a fare il mio e poi ovviamente se sei supportato anche dai materiali, cioè, ti danno una grande mano. Però ammetto che la domanda ce la siamo posta, cioè se la sono posta a tutti. Quello che secondo me è da mettere in conto in questa stagione è che è una situazione nuova per tutti, che tutti sono partiti da zero e che quindi può essere che magari ogni tanto ci saranno delle gare in cui ci sarà qualche squadra più in difficoltà e qualcuno che magari emergerà di più. Però è una situazione che può accadere a tutti, nel senso può succedere una volta ai norvegesi, può succedere una volta a noi, può succedere ai tedeschi, a chiunque può succedere una situazione del genere. È anche vero che questo fine settimana qui a Östersund in realtà si è visto come a livello di sci fossimo tutti comunque messi molto, molto vicini, se si può dire così. Cioè, nel senso, nessuna squadra sembrava essere in estrema difficoltà e questo secondo me alla fine è positivo, nel senso vuol dire che piano piano tutti stanno iniziando a capire come sono i nuovi prodotti e alla fine è una situazione che faceva tanta paura, però si sta, diciamo, questa paura si sta un po' riassorbendo, ecco. Mi collego a questo fatto dicendo che comunque delle quattro nazioni diverse hanno vinto, quindi c'è grande livellamento: Germania, Italia, Francia e Svezia. Quindi, come dicevi tu, può essere, è solo il primo weekend, lo scopriremo più avanti, ecco. E mi collego a questa cosa per la mista, nel senso che tu hai fatto il primo frazionista. E si è visto subito dal primo giro che avevi una gran voglia di iniziare questa stagione imponendo il tuo passo nel primo giro. E anche prima con Michele stavamo valutando il fatto che forse è scattato più un discorso di testa, di voler comunque dimostrare di aver raggiunto quel livello che tu pensi di aver raggiunto, ecco. Ma allora, in realtà, onestamente, vi racconto un po' com'è stata la giornata di sabato, nel senso,
Sono arrivato su, ho fatto azzeramento, eccetera, ho iniziato a scaldarmi piano piano, poi dopo ho iniziato a fare un piccolo lavoro media intensità, ho visto che la gamba girava bene, e infatti avevo anche detto a Tommy, guarda, tocca ferro, però mi sembra che oggi gira bene, no? E niente, però ero tranquillo, cioè nel senso i test di Shushuai mi avevano dato tranquillità, delle belle sensazioni, alla fine ti danno una bella tranquillità di andare ad affrontare anche le gare dopo, sapendo che comunque hai una buona condizione fisica, però non sapevo bene cosa aspettarmi. E sono partito e ho iniziato a fare il mio ritmo e poi mi ha lasciato andare davanti sulla prima salita e poi nel primo giro continuavo a dire, va, prima o poi mi passerà qualcuno che va davanti a tirare. E invece non mi passava nessuno. E lì ho detto, vabbè, allora sto davanti io e faccio il ritmo. Però è stato bello comunque. La prima volta che vedi tutto rettilineo avanti e tutti dietro è sempre bello. E c'era gente come Fionmaiere, Staribo, per cui e poi sei anche dovuto, diciamo, nelle tornate successive, li hai inseguiti e hai accorciato anche il gap, per cui si vedeva che la gamba era buona. Sì, poi quando siamo usciti dal poligono a terra eravamo io e Fio Maie e ho detto, vabbè, adesso mi metto dietro a lui che sicuramente è un bel trenino e ci siamo dati una mano. E proprio quando ero dietro di lui che ho capito che effettivamente stavo molto bene perché riuscivo a stare con lui senza diciamo, faticare più del normale, nel senso era una fatica giusta di quella che quando sei a inseguire però non ti stai neanche uccidendo in pista. E quindi lì ho capito che avevo una bella condizione e nel pezzo dopo infatti ho provato a dargli anche una mano, ci siamo dati un po' di cambi, siamo quasi rientrati, infatti dopo la gara anche lui mi ha ringraziato che avevamo lavorato assieme per rientrare, esatto. Mi collego al, diciamo, titolo dell'articolo del nostro collega amico Giorgio Capodaglio, che dopo la prestazione insomma, di sabato ha citato le tue parole, che hai avuto uno scatto di testa che non avevi mai sentito, insomma, mai avuto prima. Può essere proprio questa la chiave di volta rispetto alle ultime stagioni, perché, diciamo, la testa può aiutarti sia al tiro che ovviamente anche nella parte sciata, perché quando si sta bene poi tutto comincia a girare per il verso giusto. Abbiamo avuto un Bionat, insomma, che ha fatto vedere degli sprazzi di enorme talento anche negli ultimi anni, seguiti chiaramente da dei momenti meno felici. Quando giro la testa, le sensazioni secondo te possono essere veramente diverse e adesso si può partire con tutto un altro, diciamo, obiettivo e rilassamento in testa. Ma allora, devo essere onesto, nelle ultime stagioni per me non è stato per niente semplice perché in allenamento facevo certe cose, poi arrivavo in gara e non riuscivo a farle e questa cosa mi metteva in grande difficoltà a livello mentale. Era sempre un cercare qualcosa che poi non riuscivo a prendere, diciamo. Cercavo sempre questa condizione sugli sci. E poi non la riuscivo mai a trovare, ero sempre molto ansioso anche prima delle gare. Avevo problemi, diciamo, anche avere un certo punto, anche avere fiducia in quello che potevo fare, sai, ci credevo sempre, però volevo prendere le cose, come dice Fabio, mio allenatore, volevo prendere le cose un po' troppo con la forza. E poi scorsa stagione abbiamo avuto dei momenti di grande difficoltà per me a livello mentale, anche se magari non sempre sono bravo a farlo vedere alle altre persone. E a quel punto abbiamo capito che era una situazione che questo problema era soprattutto, cioè era molto anche mentale, quindi abbiamo dovuto cercare di risolverlo e al momento ci siamo abbastanza riusciti, secondo me, anche perché le cose alla fine adesso in questo momento hanno girato bene, ma comunque non è stato facile. E per quello infatti avevo anche ringraziato in quell'occasione Fabio e Zat, perché in quei momenti di difficoltà loro mi hanno sempre aiutato e hanno continuato a credere in me, anzi hanno sempre continuato a ripetermi che io valevo più di quello che erano i miei risultati e
e infatti li devo ringraziare perché sono sempre stati là a supportarmi. Certo, sicuramente diciamo, il supporto umano in questi casi deve essere qualcosa di imprescindibile in un team coeso, insomma. Ecco. Vorrei approfittare di quanto appena successo per salutare la nostra Arianna che ci ha detto prima della diretta, vediamo Che l'ha quanto dura la diretta guffata. di LinkedIn, in effetti è durata 15 minuti, però ci sta. Durata fin troppo. Invece, rispondendo anche a Claudio Delphi, quindi portandoci verso la fine della 2 giorni di gara, ci è entrato all'ultimo poligono ieri con la consapevolezza di giocarti qualcosa di importante, poi magari un po' di stanchezza, un po' di tensione, diciamo, anche forse questo nuovo metodo di tiro in piedi che ci hai anticipato. Un po' tutte le cose potrebbero aver influito e alla fine è andata male, ma insomma, diciamo che cosa hai pensato? Adesso prevale, diciamo, la soddisfazione per tutto il bene che c'è stato, ancora un po' di rammarico. Raccontaci un po' quegli ultimi istanti. Ma allora, secondo me è un mix in quel momento che sono arrivato là, nel senso c'era un po' di stanchezza nelle gambe e beh, ci sta, dove è stato 16 km, è normale che ci sia un po' di stanchezza e un po' anche qualche pensiero, un po', prima volta che ti trovi realmente in una situazione del genere, poi non sapevo bene quale poteva essere il risultato, però sapevo che se avessi chiuso con lo 0 o con 1 il risultato sarebbe stato comunque ottimo, perché nei giri ho capito che sugli sci le cose stavano andando bene, specialmente nel momento in cui avevo preso l'Agride, in quel momento avevo capito che stavo facendo una bella prestazione sugli sci. E quindi sì, sono andato all'ultimo poligono e quando ho iniziato a sparare non riuscivo a tenere ferme le gambe perché avevo una delle due gambe che continuava a muoversi e quindi faticavo a stare sul bersaglio e è stata una tribolazione unica. E ammetto che subito, sul momento ho messo sul fucile e ho detto vabbè, adesso vado a tutte e finisco il giro e vediamo quanto arriviamo. Poi quando sono arrivato all'arrivo, ho visto il distacco dal primo, ho capito che in quel momento era strelow, però avevo comunque davanti a me erano partiti diversi atleti molto forti. Ho capito che probabilmente la top 10 con lo 0 ci sarebbe stata. Poi piano piano ho capito che c'era anche di più della top 10. E lì ho capito che avevo buttato una bella occasione. E ero un po' rammaricato, ci sta, nel senso, la prima volta che ti sembra di aver sprecato l'occasione della vita. Però poi ripensandoci alla fine, adesso sono molto contento comunque delle sensazioni che ho avuto in pista e anche al poligono, a terra, secondo me non è stato male. Adesso devo un po' cambiare approccio, secondo me. E adesso sono abbastanza contento, chiaramente ci ho ripensato anche ieri più volte, ho detto, cavolo, avessi chiuso quei bersagli, però le gare di biathlon sono così, coi se coi ma non si fa la storia. Speriamo di avere un'altra occasione in futuro per riprovarci e sicuramente questa esperienza non può che aiutarmi se mi troverò di nuovo in una di quelle situazioni. Assolutamente. Anche perché l'individuale è una gara, come diciamo, tu l'hai definita, un percorso mistico, qualcosa del genere, qualche diretta fa. Adesso mi viene da pensare, cioè, è una delle gare in cui pensi prima della gara, durante la gara, perché hai forse anche il tempo di metabolizzare giro dopo giro e anche dopo la gara. Quindi a livello mentale forse è una delle gare più toste, mentre le altre dai tutto, spari veloce tutto e di arrivare il più presto possibile all'arrivo. Sì, è una gara molto particolare. Ammetto che a me piace molto perché c'è un ritmo che a me piace, devi saperti gestire. E, poi c'è il tiro che è molto importante. Puoi sparare un po' più piano, che a me non dispiace, onestamente. E quindi sì, è una gara molto particolare. Mentalmente è pesante perché comunque quando apri. Come è successo a me ieri, sbagli il primo colpo dell'individuale, è ovvio che dici, si parte bene, nel senso, iniziamo bene. Invece devi continuare a lavorare, a non pensare troppo oltre, devi pensare un giro alla volta, un poligono alla volta, non devi farti troppe prospettive, devi veramente viverla metro dopo metro, concentrandosi sul momento che fai, perché se vai troppo avanti, poi rischi di perderti dei pezzi per strada in quello che stai facendo. Magari ti perdi con la testa, persi già la serie,
E magari un attimo che ti addormenti un attimo in pista e perdi quei, che ne so, 10-15 secondi o lavori male. E quindi devi essere molto molto concentrato e mentalmente molto stancante. E poi anche fisicamente molto stancante perché sono 20 km in cui sì, uno dice il ritmo della 20 km non è così, così esagerato, però in realtà io sono sempre arrivato alla canna del gas, onestamente. Quindi è dura, però è una bella gara. È molto mentale, però ci va anche tanto fisico. Ecco, sì. È un po' il biathlon completo. E vederla dal vivo l'individuale è sempre perché sembra effettivamente, magari forse dalla TV, che si vada qualcosa in meno, ma in realtà poi anche vi si vede insomma sciare, la differenza non è così esagerata. E quindi poi pensare che invece che fare 10 km dovete fare il doppio della distanza, e la stessa proporzione, insomma, le donne è veramente insomma molto impressive. Ecco. Nick, vuoi salutare Elena e leggere Sì, la sua perché richiesta? una domanda sull'alimentazione l'avrei fatta, ma colgo l'occasione. Visto che anche nell'intervista di Christian hai detto che hai lavorato sull'alimentazione, noi siamo amanti degli orsetti della Haribo, volevo chiederti se c'era qualche altra chicca per questa stagione, così ne approfittiamo anche noi finti atleti. No, diciamo che le Haribo rimangono sempre carburante preferenziale, no? Nel senso, sì, no, prima della gara non mi ricordo se abbiamo mangiato, no, mi sa, una pasta, Arturo ci ha fatto la pasta prima della gara e quest'altro ci siamo accontentati della pasta. Nel post-gara un paio di caramelle per riempire la gamba ci vanno sempre Una bene. pochina anche, Eccolo, eccolo qua. la sera. Deve sempre fare l'apparizione da ultras lui. Sì. E no, sì, altre chicche, no, alla fine sì, no, abbiamo lavorato tanto con Zat sull'alimentazione, nel senso ci ha voluto rendere un po' più consapevoli di quello che facevamo e la cosa che secondo me ha aiutato tanto, specialmente in allenamento, quando ci allenavamo tanto, che sapere che alimentandosi meglio alla fine il tuo corpo recupera meglio, nel senso che non vuol dire spesso anche solo mangiare tutto sano, però dare la giusta benzina al motore, ecco, in modo che non rimani mai in riserva, è quello l'importante, secondo me. Benissimo. Io ho ancora due domande, tu Mick hai qualche tema Vai, vai, da pure, vai pure. toccare? Così magari ti colleghi poi. Giovedì si torna in pista, c'è la staffetta, abbiamo visto prima Tommaso. Noi che storicamente, come dice Fabio, siamo una squadra maschile di tiratori, abbiamo tre atleti che ieri hanno fatto segnare 3 sui 12 migliori tempi. Quindi cambia un po' anche la prospettiva, c'è un po' più di curiosità e sarà difficile potersi mettere al pari di nazioni che hanno molto più tradizione, però ci si prova come sempre, cosa dici, Lido? Ma secondo me alla fine ogni gara ci si prova, nel senso il biathlon è talmente uno sport imprevedibile che specialmente nelle staffette può succedere, si può fare anche il colpo quando meno te lo aspetti, perché alla fine basta che una nazione giri o che ci sia qualche evento sfortunato della prima, per esempio, che può essere la Norvegia che, ne so, che fa un giro piuttosto che la Francia, e tu fai tutto per il modo perfetto e alla fine puoi essere davanti, perché alla fine la staffetta è poi tanto anche una gara di tiro, nel senso chi usa meno ricariche poi si avvantaggia tanto sugli altri. Poi è ovvio che se sugli sci hai una marcia in più aiuta e puoi anche sbagliare di più. E sì, per come si è messa al momento la nostra forma fisica, secondo me possiamo anche fare bene. Chiaro che secondo me non, cioè, ci dobbiamo aspettare comunque che la Norvegia nel corso delle settimane gli atleti norvegesi facciano un passo avanti, questo io me lo aspetto, specialmente Johannes e poi anche Lagerid, credo, perché è normale che sia così, cioè io penso che nelle prossime settimane vedremo che cresceranno di condizione, però noi ci proviamo come facciamo sempre, poi vediamo, alla fine della gara tireremo le somme.
Allora, vediamo, puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere a Di non Dino, ma rispondere. vediamo la domanda di Oriano che ti dice: hai detto che firmeresti per avere questa condizione sugli sci per tutta la stagione. Invece, quale percentuale al tiro firmeresti? Per quale percentuale firmeresti? Così. Partiamo dal presupposto che non sono bravo a tradurre percentuali con risultato di serie, con risultato della serie, però diciamo che se riuscissi a stare attorno al 90% a terra e beh, sopra l'80 in piedi, diciamo 82, 83, non so, dico così, non so bene a cosa si riferisce, però sarebbe, per me sarebbe un bel tiro, cioè nel senso se riesci a tenere percentuali comunque sopra l'80, se stai bene fisicamente riesci a tirare, cioè riesci a fare dei bei risultati. Cioè, direi che anche con il nuovo metodo, diciamo, di lavoro che ci hai anticipato, secondo me, insomma, se effettivamente poi ti senti che le cose funzionano, come diciamo prima, anche collegato al discorso della testa, è sicuramente un obiettivo che io vedo assolutamente, insomma, raggiungibile, insomma, in un atleta storicamente, insomma, forte al tiro come lo sei sempre stato tu. Nick, hai ancora una domanda? Sì, perché in una recente intervista di Doro ha tirato fuori il patois, perché la nazionale azzurra è sempre più valdostana. Adesso ha esordito anche recentemente Bea, c'è Sammy, c'è Mattia, c'è stesso Fabio, Favre, dimentico sicuramente qualcuno, però diciamo anche a livello giovanile con Nicolò, con cui ti alleni spesso, sta facendo un bel lavoro. La regione è piccola, però fornisce tanti atleti. Sì, negli ultimi anni siamo cresciuti parecchio, nel senso ci sono tantissimi atleti nelle squadre nazionali e anche tanti tecnici. E secondo me, cioè, fa molto piacere. Poi io sono contento che appunto ci siano tanti atleti perché ho anche la possibilità di allenarmi con altri atleti molto bravi, come hai detto prima con Nicolò, con cui ci siamo allenati tutta l'estate insieme e anche adesso nell'inverno. E sì, diciamo che in tutta la Valle d'Aosta si sta lavorando bene, il biathlon sta diventando più conosciuto anche da noi e specialmente dove abito io bisogna fare un applauso all'amministrazione comunale che sta investendo parecchie risorse nel nuovo centro. Ha allungato la pista a skirol, ci ha fornito una nuova palestra, addirittura ha fatto anche lo snow farming, grazie al quale ho potuto allenarmi sulla neve nel periodo che siamo tornati giù da Sichuan prima di venire qua a Östersund. Quindi diciamo che ci credono nello sport, nel biathlon, hanno voglia di darci una mano e noi non possiamo fare altro che cercare di ringraziarli anche grazie a qualche buon risultato. E secondo me si sta lavorando bene anche nel comitato e con i nostri allenatori. E quindi sì, diciamo che adesso valdostiani siamo tanti. Anche c'è stata anche qualche nuova new entry in squadra, quindi siamo molto contenti, ecco. Benissimo, Perfetto. allora abbiamo superato, anzi toccato giusto giusto la mezz'ora. Sei stato disponibilissimo e come sempre interessantissimo da ascoltare, quindi ti ringraziamo per il tempo dedicato e niente, ti anticipiamo già che probabilmente ci vedremo, non so se con tutti o con solo una parte di noi tra 10 giorni, insomma, tra 2 settimane in Austria. E quindi niente, grazie mille e in bocca al lupo per queste prossime gare. Va bene, grazie. Facciamo anche i complimenti del pubblico con qualche gufata che arriva. Dopo 3 podi nella mista, ti augurano di chiudere il cerchio, ecco. Sarebbe bello, vediamo. La stagione è lunga, vediamo. Piacerebbe, però bisogna ancora lavorare un po'. Mille, Dido. Grazie, Ciao, bocca al lupo. ciao. Ciao, ciao, grazie. Eccoci. Eccoci qua, Mick. Avevamo pronosticato, insomma, una ventina di minuti, ma come sempre, quando la conversazione è interessante, poi Ho toccato si tanti tira. temi anche extra, sì. Sì.
Allora, direi che così, senza tirarla troppo, insomma, per le lunghe, possiamo semplicemente andare un po' a fare il giro a quello che è successo extra Bionaz, e quindi un po' parlando principalmente appunto del settore femminile, magari. E niente, siamo partiti col botto, Nick. È stata una stagione che si è aperta con tantissimi spunti interessanti, secondo me, per la nostra nazionale, dal punto di vista degli sci, del tiro, a tutto tondo. Tante notizie positive, hai ragione, effettivamente. Ieri c'è stato il botto e anche il brivido, perché veramente Preuss ci è andata vicino con quel decimo di vantaggio, e impressiona ancora di più il fatto che Lisa abbia vinto con l'errore di scarto nell'individuale e non scende più dal podio. Diciamo, l'anno scorso in mondiale è stata terza, seconda sempre a Östersund, e per un decimo. Stavolta ha girato per il verso giusto, aveva vinto d'oro nella passata stagione in questo format. Ecco, l'unico, magari la condizione d'oro che purtroppo ha accusato anche la febbre nei giorni scorsi, potrebbe essere la nota, diciamo, meno lieta, ma più che altro ha bisogno di gare come anche diversi dei nostri azzurri per essere al top. Però, diciamo, a livello proprio sia di squadra femminile che maschile, abbiamo avuto risultati forse anche inaspettati. Cosa dici? Sì, assolutamente, risultati attesi, ma magari appunto sicuramente non garantiti, nel senso che comunque Lisa era tra le favoritissime per la 15 km, quindi insomma lei si è fatta trovare pronta, a differenza di tutte le altre big, ha mantenuto un livello al tiro molto elevato e ha vinto. Perché solamente insomma quelle due cecchine regolariste lì che vediamo nella foto ci hanno provato a farle insomma a soffiarle questa vittoria molto particolare, secondo me, come dicevamo anche in pre-live, il fatto che appunto poi sia arrivata subito dopo la doppietta con Reis e Strelova, quindi insomma di fatto nelle gare individuali Lisa è stata l'unica in grado di battere la Germania, che avrebbe fatto 1-2-1-2, insomma tanta roba, quindi le sorprese ci sono state per noi, ma ci sono state anche e forse soprattutto per la squadra tedesca, che non era minimamente così attesa. Soprattutto, forse mi viene da dire, dopo Shishuen, dove erano sembrati veramente tutti fuori condizione. Chiaramente questo a maggior ragione va a sottolineare quanto sia delicato andare a leggere le gare prestagionali, perché ci sono mille fattori che entrano appunto in gioco. E quindi sì, insomma, abbiamo avuto delle sorprese, come ha detto anche Dido prima, in modo molto molto insomma diretto. I norvegesi sono sembrati quelli forse meno in forma di tutti, perché effettivamente Johannes Bo su tutti, ma in generale forse come gruppo non hanno rubato l'occhio nel fondo, insomma, e non hanno fatto la differenza. Si è rivelato un weekend molto duro per loro, e quindi giustamente, insomma, come diceva, me li immagino salire di condizione già questo prossimo weekend, se non magari più avanti nel corso della stagione, quando diciamo l'importanza delle gare aumenterà. E a proposito di sorprese, io tocco, vediamo, no, torno, eccolo qua, poi abbiamo già parlato della mista, ti parlo della single mix e ti faccio questa domanda che è arrivata dal pubblico. Ma ti aspettavi un offer così sul pezzo, subito, dopo le gare di Martello? Aveva dato un bel segnale, ma così? Allora, la risposta è molto complicata. Secondo me i presupposti c'erano, però lo stesso Hofer, secondo me, non aveva nessuna idea di dove potesse collocarsi a livello degli altri big, perché è un po' questo il discorso. Magari tu ti senti bene, sai di avere una discreta gamba, sicuramente non è il miglior Hofer di sempre, ne ci va vicino, sai di aver recuperato bene. Sai di poter esprimere il tuo potenziale, ma da lì a dire sono tra i primi 15-20 o sono trentesimo o sono cinquantesimo, delle volte passa veramente poco. Quindi rivederlo subito su una 20 km così competitivo, e anche nella single mix comunque
insomma, non ha certamente sfigurato Lucchi. Nel fondo, insomma, ecco, sono stati qualche errore di troppo che ha un po' penalizzato il team. Secondo me, insomma, è un avvio molto incoraggiante quello di Hofer, il cui obiettivo sicuramente non è quello di fare podio a Östersund, magari ci riuscirà e tanto di cappello, ma decisamente quello di essere più in forma, magari per la tappa di Anterselva, se non per i mondiali chiaramente di Nove Mesto. Ok, no? E poi diciamo uno schieramento inedito per la single mix, anche se secondo me Pasle è nata per questo format. Anche nell'intervista ho provato a chiederle se fosse uno dei preferiti, ma secondo me non le piace stare troppo nel traffico, soprattutto di tante atlete, però per un approccio a una gara, una single mix dove ti devi sparare tutto e subito. Per le sue caratteristiche, direi che è abbastanza adatta e ha trovato anche un bel tiro ieri. Cosa dici? Sì, dico che non solo è adatta al format, ma anche, diciamo, fortunatamente è adatta al format, nel senso che finché c'hai quelle altre due là davanti che ti occupano il posto nella mista e tu ti senti di poterti giocare qualcosa nella mista tradizionale, chiaramente Dorotea e Elisa è difficile andare insomma, a soffiare il posto a una delle due. E soprattutto magari in questo momento che Lisa è tornata assolutamente al top della condizione. Quindi essere, diciamo, un atleta che può dare costanza alla single mixed, che molto spesso, se non sempre, è disputata nello stesso giorno, significa avere un'altra atleta che appunto ti copre quel ruolo, e quello non è assolutamente di poco conto. Chiaramente dovrà battere la concorrenza di una Samuela, di un'Anna, che scalpiteranno, perché anche loro hanno voglia e sicuramente il potenziale per potersi giocare il ruolo nelle varie staffette, sia in quella femminile, chiaramente, dove ci sarà un po' di battaglia per i posti, insomma, dietro a Lisa e Doro, ma anche appunto per una single mixed. Chiaramente in questo momento i tecnici hanno giustamente, insomma, affidato il ruolo a Rebecca, e vediamo cosa succederà già, insomma, la prossima, ecco. Ok, qui abbiamo visto, forse ne abbiamo già parlato in copertina, di Lisa e Doro del loro stato di forma. Comola ha dichiarato di sentirsi, diciamo, ancora un po' imballata, di aver bisogno di gare. Anna, hai detto anche tu prima, comunque una buona gara nonostante quei due errori commessi nella terza serie, ma comunque serve per rompere il ghiaccio innanzitutto e per loro erano Sì. anche le prime gare in Coppa del Mondo. Anna e Becca hanno fatto una prova abbastanza similare, secondo me, nell'individuale. Non è certamente un bersaglio che ti fa capire chi stia meglio o peggio. E quindi, sì, secondo me, tutto il gruppo femminile ha dato delle discrete risposte. Samuela può sicuramente crescere sugli sci rispetto all'anno scorso, insomma, ci ha fatto vedere delle cose egregie. La stessa Bea probabilmente, anzi sicuramente, ha pagato la tensione dell'esordio, anche perché, insomma, lei al tiro, insomma, è sempre stata una sentenza, e deve rimanere quel tipo di biatleta lì, e quindi ci aspettiamo, insomma, che adesso che un attimo l'agitazione, perché chiaramente ci può stare, in un momento del genere è passata, possa rimettere in pista, insomma, tutto quello che sa fare e che sappiamo che sa fare molto bene. E anche a livello maschile, insomma, chiaramente abbiamo fatto un po' più fatica con le seconde linee, forse, ma siamo stati trascinati, ripeto, come abbiamo detto nella prima parte di questa video intervista, dalle nostre stelle, che hanno risposto assolutamente presente. Tommaso, dopo la, diciamo, pseudo deludente prova del sabato, si è ampiamente riscattato domenica, e quindi, insomma, Dido ha fatto due gare più che positive. Ci siamo, cresceranno anche i ragazzi, quindi ci siamo. Quello che mi incuriosisce di Giacomel, oltre, insomma, molto deluso sabato, ieri più soddisfatto, ma ha detto: io solitamente ho bisogno di quelle 3-4 gare per carburare, però già ieri sugli sci e poi anche il tempo di shooting time si commenta da solo. Per
Però c'è, è presente, è un bell'ottavo posto per iniziare la stagione, è un bel punto di partenza. Ma certo, sai, se tu pensi a com'era Giacomella l'anno scorso sugli sci e lo proietti a questa stagione, è evidente che il miglioramento ci possa e ci debba o comunque ci sia in vista contro. Cioè io mi immagino ad oggi, al 27 di novembre, mi immagino che Giacomel sarà il punto di riferimento dal punto di vista del fondo della squadra di biathlon italiana. Quindi mi immagino che sulla lunga distanza sarà lui quello che tirerà Hofer e Bionaz. Vediamo un po' come migliorerà la condizione di Lucchi, però secondo me Giacomelli è quello che sarà, diciamo, il più costante nella parte sciata. E quindi se gli altri due si avvicinano o comunque restano attorno alla top 10 in un contesto normale, mi aspetto che Giacomelli possa fare anche meglio. E quindi sì, assolutamente sì. Di Dido e dei tempi sulle sci ne abbiamo parlato, diciamo, a gogo durante questa diretta. E questa è la bellissima slide del Fantabiathlon, come siamo messi in questa prima tappa. Iniziato il Fantabiathlon come sempre, come ormai sono 3 anni che la prima giornata ne succedono di cotte e crude dal punto di vista, diciamo, dei settaggi, qualche piccolo problema di impostazione, ma è normale, non si è mai abbastanza pronti, non ci si prepara mai abbastanza bene. Comunque, dai, siamo riusciti a farlo partire senza grossi problemi. Anche quest'anno abbiamo avuto un buon riscontro da parte degli appassionati. Abbiamo già, insomma, un bel gruppetto di giocatori che si sono allontanati, perché 15 punti è veramente un ottimo punteggio. Comunque, chiaramente la classifica adesso è super compatta e quindi complimenti, insomma, a Ostolano Frank Tud, Luda e Alessandro Bellon, che in questo momento guidano a pari merito, insomma, la classifica generale dopo appunto quattro gare che sono nulla nel confronto di questa stagione, che chiaramente per il Fantabiathlon è lunga il doppio rispetto a quella della vera Coppa del Mondo, anzi più del doppio perché contano anche tutte le staffette e più tutti i mondiali, quindi è, diciamo, veramente veramente lunga. Ok, direi che possiamo essere in chiusura. Ricordiamo gli appuntamenti della prossima settimana, quindi iniziamo presto perché mercoledì e giovedì ci sono le staffette, mercoledì la femminile e giovedì la maschile. Seguiranno sprint in seguimento, chiusura del weekend di Östersund. Si aprirà anche l'ebook app a Contiolati, inizierà il 30. Con Sì. l'individuale femminile, oggi è uscita l'intervista a Tutte Carrara, e domani sì. Perfetto. due le individuali, sì. E quindi avremo anche interviste di altri azzurri che non vi spoileriamo, ma vi invitiamo a vedere sul nostro sito con tutte le statistiche e le classifiche preparate da Mick. Grazie Nick, è stata sicuramente una prima diretta soddisfacente. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, e quindi appuntamento a settimana prossima, quando avremo veramente, diciamo, chiuso il primo cerchio della prima tappa di Coppa del Mondo, avremo visto anche l'ebook app, e quindi dai, vediamo che spunti riusciremo a trarre da questa settimana molto lunga di biathlon che ci aspetta. Bene. Buon lunedì azzurro a tutti e buona settimana. Grazie, vi lasciamo con la classica sigla come l'anno scorso. Grazie a tutti.